Il porto turistico Marina di Pescara domani ospiterà la manifestazione Motorsport per tutti organizzata dall'Associazione Promozione Sociale Sportiva Dilettantistica Go-Kart Experience in collaborazione con la Federazione Italiana Sportiva Automobilistica Patenti Speciali, Guido Simplex, Endas Abruzzo e Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali. L'evento, patrocinato da Regione Abruzzo, Comune di Pescara, Comitato Paralimpico Abruzzo e Automobile Club Pescara, vuole ridurre le disuguaglianze e potenziare l'inclusione delle persone con disabilità nel motorsport. Persone con disabilità e normodotati, adulti e bambini, avranno così la possibilità di avvicinarsi al mondo del karting e provare in tutta sicurezza go-kart normali e adattati insieme ad istruttori qualificati. Per la prima volta a Pescara, in Abruzzo, ci saranno dei go-kart adattati a persone con disabilità. E ci saranno le bike per il race running. Il race running è una nuova disciplina che probabilmente entrerà nei giochi paralimpici del 2024 ed è addirittura il secondo evento in Italia che ospita queste particolari biciclette. Dare la possibilità anche a chi non conosce il mondo paralimpico di accostarsi allo sport, che non rappresenta soltanto una realtà sportiva a sé stante, ma un momento fondamentale di inclusione sociale, di integrazione. La manifestazione vedrà l'esordio del progetto Race to Zero Diversity 2022-2025 con la mission di promuovere la pratica del karting e dei motorsport games virtuali verso persone con disabilità e agevolare così la diffusione di nuove tecnologie nel motorsport, un progetto che ha l'ambizioso obiettivo di creare entro il 2025 un team di piloti con disabilità per competere nelle più importanti manifestazioni di motorsport reale e virtuale. Cerchiamo di prendere parte a questa transizione che stiamo vivendo su sfide sociali e ambientali, cercando di abbattere le barriere, ridurre le disuguaglianze, promuovere la parità di genere partendo dal motorsport.